Buongiorno a tutti, sono Luigi Rodino dell'Accademia delle Scienze di Torino. Sono anche professore di analisi matematica all'Università di Torino, penso alcuni di voi mi conoscono, anzi colgo l'occasione per salutare tutti i miei ex studenti. Io e il professor Boggiatto abbiamo deciso di dedicare il nostro intervento ai modelli per le epidemie, argomento purtroppo di attualità. Il mio intervento sarà breve e molto semplice dal punto di vista matematico. Infatti, come vediamo ora nella prima pagina che compare adesso, parlo delle progressioni aritmetiche e geometriche. Le progressioni sono successioni finite, numero finito di termini. La progressione aritmetica è caratterizzata dalla proprietà che ogni termine si ottiene dal precedente aggiungendo una costante d piccolo, qui detta ragione della progressione aritmetica. Così, se noi abbiamo un primo termine a 0, il primo successivo sarà A1 uguale a 0 più D, A2 uguale a 0 più 2D e così via, AN uguale a 0 più ND. Progressione geometrica, invece, ogni termine si ottiene dal precedente moltiplicandolo per una costante I grande, detta ragione della progressione geometrica. Allora, se A0 è il punto di partenza, abbiamo A1 uguale a 0 per D, A2 uguale a 0 per D, cioè A0D al quadrato, eccetera, fino ad arrivare a N uguale a 0D elevato a N. Nei libri di testo della scuola media sono trattate ampiamente progressioni aritmetiche e geometriche, scuola media superiore. Ho letto degli esercizi molto complicati, quindi serve una osservazione semplicissima. La progressione geometrica con ragione d strettamente maggiore di 1 è destinata a sopravanzare dopo un certo numero di termini ogni possibile successione aritmetica. Ma passiamo nella seconda pagina a quello che vogliamo modellizzare, che è il code in Francia. Lascio a voi applicare questi stessi ragionamenti alla situazione italiana. Consideriamo un solo numero, un solo parametro, il totale dei contagiati. Attenzione che è un numero cumulativo, vengono contati, cioè anche le persone guarite e le persone decedute, dall'inizio dell'epidemia a febbraio-marzo. Conviene ragionare sui dati settimanali, andando da settimana in settimana. Il periodo considerato è quello dal 31 agosto al 12 ottobre. E si misura in migliaia di casi, in migliaia di contagiati. 31 agosto a 0 abbiamo 318.000 contagiati. A 1, 7 settembre 367.000 e così via fino ad arrivare qui a 6, 12 ottobre 776.000, più di un raddoppio dei contagiati. Facciamo adesso uno degli esercizi tipici che vengono proposti nei testi della scuola media superiore, cioè cercare di riconoscere in questa progressione una legge aritmetica o geometrica. Negli esercizi assegnati agli studenti, dati in genere sono preparati per far tornare i conti, ma certe volte vedo che c'è come un tranello per cui il conto non torna. È il nostro caso per la successione aritmetica, dove si vede che la d piccola della ragione della progressione aritmetica non è costante, si parte da 49 nuovi
aggiuntivi, ma poi si cresce fino ad arrivare a 112 casi aggiuntivi. Invece, sorprendentemente, la nostra progressione è una progressione geometrica o quasi. Abbiamo una ragione geometrica quasi costante. Fatti i conti, si vede che la di grande risulta oscillare tra 1,15 e 1,16. Possiamo passare alla pagina successiva e la conclusione è che prendiamo come modello dello sviluppo dell'epidemia la progressione geometrica con termine iniziale a zero e ragione di all'incirca 1,16. Sono subito alcune osservazioni e critiche anche a questo modello. Il valore di T dipende dalla scelta dell'unità temporale, questo è assai importante da osservare. Se prendessimo unità temporale il mese, qui avremmo solo 2 o 3 termini, allora, siccome nel mese ci sono 4 settimane, abbiamo una sottoprogressione con nuova ragione B alla quarta, cioè 1,16 alla quarta, che viene 1,8. Cioè quasi un raddoppio dei contagiati complessivi nel giro di un mese. Il valore di D, secondo osservazione ovvia, in realtà non è costante. Siamo stati fortunati ad avere nel periodo considerato un D quasi costante. Varia molto considerando periodi più lunghi. Se si avesse un raddoppio di mese in mese, nel giro di pochi mesi, tutti i cittadini francesi sarebbero contagiati. Infine, il modello certamente fa inorridire uno studioso di epidemiologia, perché è basato su una identificazione elementare dei dati sperimentali come una legge matematica nota in questo caso la progressione geometrica, è il tipo più semplice di modellizzazione. Invece bisognerebbe riuscire a capire l'origine di questo, di calcolarlo a priori tenendo conto dei vari fattori. Ecco. Passerei all'ultima pagina dove confrontiamo la nostra ragione geometrica con l'indice RT, famosissimo, nominato ripetutamente alla televisione e nei giornali. Esistono diverse definizioni di RT e sono tutte molto complicate e anche in contraddizione tra di loro. Intuitivamente però c'è un'idea base che è questa: RT è il numero di persone contagiate da un singolo positivo. Allora, volendo collegarci con la nostra ragione geometrica D, la cosa importante è l'unità di tempo, che calcolando l'RT, che qui è costante R, ha come unità di tempo il periodo di contagiosità, che è circa un mese, diciamo con approssimazione. Quindi, come avevo detto un attimo fa, l'R è uguale a D alla quarta, con buona approssimazione, circa uguale 1,8, naturalmente ignorando diverse altre problematiche dell'epidemiologia. Infine, avevamo scritto nella presentazione del nostro corso che un modello matematico può dirsi tale solo se riesce a prevedere il futuro. Il nostro modello può prevedere il futuro qui in realtà è già passato, ecco, abbiamo a disposizione i dati.
Andiamo a vedere, per esempio, a 9, il 2 novembre, cosa predice il nostro modello con ragione geometrica 1,16? Darebbe a 0 di alla nona 1.211.000 casi. Sorprendentemente, almeno per me, è un valore sottostimato. I casi complessivi risultavano essere 1.460.000. Ma concluderei qui la mia presentazione. C'è ancora i due siti da cui ho preso i dati, il primo e il secondo fa riferimento al calcolo, alla definizione di RT. Passerei la parola al professor Boggiato, vi saluto tutti, arrivederci.